Nello scorso episodio di Paper Mario The Origami King. Ah, è il cartomagno dell'acqua! Io le zone usi a fondo, dovresti lavarti i denti più spesso, lo sai? Aia, basta, è così che saluti la gente, tu? Sei un pezzente. Ah, Spunzo! Io adoro Spunzo! Finalmente la nostra super fiesta a tema cibo in scatola, può iniziare, musica! In questo episodio di Paper Mario di Origami King. Ciao a tutti amici miei, bentornati sul mio canale, io sono Furob Nintendo. E oggi siamo tornati su Paper Mario di Origami King per fare il nostro 11° episodio, se non sbaglio. Non lo so, non mi ricordo. Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Paper Mario di Origami King. In questo episodio attraverseremo il fiume tramite il Toad Scimmia che abbiamo sbloccato nello scorso episodio. Oltre che abbiamo incontrato anche uno Spunzo e un tipo timido messicano. Porca vacca, quanto sono belli. So beautiful. Per l'esattezza, eccolo lì, quel Toad lì cinese. Credo sia cinese, non lo so. Non ne ho la precedenza. Perché questo copricapo in genere è cinese, non lo so, vai. Frate. Salve gente, qui è tutto pronto, volete fare un giro sul fiume? Sì, vai. Benone, salite e salpiamo. E vai, una gita sul fiume, che bello. Spiegate l'ancora, ciurma, levate le vele. O era il contrario. In effetti se leviamo le vele come ci muoviamo? Non abbiamo le vele. Hai visto troppo Lazy Town? Caduta dell'acqua sferzante. Ah, è bello rilassarsi un po' dopo un livello. Non ho finito di leggere. Almeno non ti hanno trasformato in una scimmia, no? Fiume Gorgo. Sono solo io o stiamo andando più veloci? Sì, siamo quasi arrivati alle rapide. Siete pronti per scoprire il lato più turbolento del fiume Gorgo? No, l'avevo capito che questo sarebbe stato un rilassante giretto in barca. No, io avevo capito che questo sarebbe stato un eccitante giro in barca. Dai, che ci divertiamo. E poi non possiamo mica tornare indietro. Quindi godetevi il tragitto. Però in effetti stiamo andando un po' troppo veloce. È come se il fiume fosse più strabordante del solito. Cosa? Oh no! Io non... Nessuno mi aveva detto che... Ah! Mario, avrò bisogno del tuo aiuto. Usa le L per dirmi che parte devo girare la barca. Va bene. Cerca di non andare a sbattere, se no la barca... Se la barca venisse danneggiata sarebbe un bel problema. Ok, quindi che ci sono tipo delle rocce? Ah, e per un po' non potrei aprire il menu, così ti puoi concentrare sulle rapide. Va bene. Ok, gente, tenetevi forte. Ecco le rapide del fiume Gorgo. Ma quindi che ci stanno delle rocce? Non ho capito. Oddio no. Non è così che me l'aspettavo. Aiuto. Se ci sono delle rocce sono leggermente fregato. Ah, ok. Per adesso non sembra neanche troppo difficile per ora. Per ora, sottolineo il per ora. Sì, ci sono le rocce, bestia. Non prendo quella moneta da 100, sti gran cavoli.
Ok, no, 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 via, 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 via. Scusa, dovevo riparare il buco, eh. Oddio, che, oddio, no, 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 no. Cascatone, eh. Aiuto, la raccia, la raccia, la raccia. Ok. Scusate, ma è leggermente leggermente preoccupante sta parte, perché io, di solito, io, a me piace quando la gente rema per me, però di solito io non amo troppo andare in barca, non è il mio primo pensiero, di solito. Ok, dammi quel cuore, mi potrebbe servire. Ok, mi potrebbe servire. Ok, adesso dovrei andare a coprire quel buco io. Si è riparato? Sì. Vorrei uno di quei cuori, per gentilmente. Ok. Ok, sti gran cavoli di quella moneta da 100. Devo stare attento però ai buchi, tipo quello, 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 quello. Vado sempre a sbattere perché mi concentro, perché devo andare a coprire dei buchi. Oh no, 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 le rocce che cadono pure no, Questa è malvagità pura. Adesso mi faccio male. Sicuro. Lo sapevo. Dai, non l'avevo toccato, Dio mio. Che almeno quando non devo morire non mi fate morire, che è già difficile, Cristo. Dammi quel cuore, schifoso. Ok. No, basta, tronchi che cadono però, Non ho preso il cuore, la cosa mi preoccupa. Non posso coprirlo quel buco, dannazione, al momento. Dai, non sono andato a sbattere, dai. Almeno quando non sono andato a sbattere, non mi far sbattere, Ok, grazie del cuore. Adesso ci sono pure i mulinelli, oddio, no. I mulinelli no, per favore. Tutto ma non i mulinelli. Più o meno. Ok. Pure si muovono, pure. Pure. Dai, su. Quanto mi dà fastidio sta parte, mamma mia. Abbiamo finito, non ce la faccio più. Oh mio Dio, no, 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 no. Lo so, frate. Sì. Dimmi che non ci ha presi, ti prego. Ok. Abbiamo finito, per favore, non ce la faccio più. Basta! Non sono andato a sbattere! No! 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 Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Oh! L'ho fatto? Dimmi di sì, ti prego, non ce la faccio più, seriamente. Oh, ce l'abbiamo fatta, che ve ne è parso delle rapide del fiume Gorgo. Emozionanti, eh. No, per quanto riguarda il fatto che dovevo pure cucire, no, Non è stata poi così spaventosa alla fine, sai che ti dico? Sono quasi delusa. Perché delusa? Ah, ti sei perso un bel po' di monete, se le prendi tutti c'è un bel premio per te. Sì, certo, certo. Vabbè, vaffancuore. Non ricordavo proprio la sensazione di una bella gita sul fiume, ma questa non è per niente male. Rilassante, pratica, possiamo seguire questo nastro blu lungo il fiume senza distrazioni. Bene gente, eccoci alla nostra prossima tappa.
Benvenuti a Ninja Land. A Ninja Land. È una meta turistica super popolare, zeppa di spettacolari attrazioni e incredibili spettacoli. Cosa vuoi forse dire che questo posto è? Un parco di divertimenti, ma è meraviglioso, ci andiamo per favore. Laggiù potete ammirare il famoso castello di Ninja Land. Oh, il nastro blu si avvolge proprio attorno al castello. Pensa un po', poteva finire ovunque, invece è proprio là. E ora che facciamo? Dai Mario, adesso non possiamo non fare un giro a, un giro a Ninja Land. Sarebbe da irresponsabili. E allora che Ninja Land sia, no? Ci andiamo, vero? Per favore. E certo, sono sicuro che non ti farai minimamente distrarre una volta là, senza distrazioni, vero? Se volete possiamo continuare il giro sul fiume, dal Canyon Dolce Carta e poco più avanti, che ne dite? Scendi qua. Evviva, sapevo che non c'era bisogno di insistere, Mario. Va bene, divertitevi, gente, vi aspetto qui, quando avrete finito. Grazie, ci divertiremo tantissimo a Ninja Land. Si è già dimenticata di quel nastro. Qualcosa mi dice. Qualcosa mi dice pure io. Lo dico pure io, Bobby. Taccio l'Alzheimer. Dunque. Spero soltanto che quei nastri non contavano. Se no è veramente da una cosa brutta. Che cos'è sta roba? Si prendono soldi qui. Biglietti d'ingresso. Plebaglia VIP. Cos'è plebaglia? Plebaglia. Un passo d'accesso a Ninja Land. Valido solo per un'entrata. Ok. Fatemi salvare per sicurezza. Oh, c'è un cuore, grazie al cielo. No, pensavo. Era meglio se era un cuore, va? Era meglio. Tuo cuore, ma so dove puoi soddisfare il tuo desiderio di cuori PV Max. L'edificio dei mattoni rossi, ti aspetto a Borgo Todd. Sì, va bene, certo. Salva per sicurezza. Adesso entriamo qua, va? Biglietto, prego. Benvenuti a Ninja Land. Allora, ho capito, non si vede niente. Wow, guarda quel castello, è meraviglioso. Una giornata piena di giochi e divertimento ci attende oltre questo ponte. Non sto più nelle pieghe. E questa sarebbe Ninja Land. Dove sono finiti tutti quanti? Forse oggi è il giorno di chiusura settimanale? Non credo che ci avrebbero fatti entrare se fosse così. Però qui è tutto così tranquillo. Mi chiedo cosa sia successo. Che sia una specie di spettacolo. Non credo proprio, mio caro Bobby. Dunque, ehi, amici visitatori. Da questa parte, presto. Sì, aspetta, arrivo. Devo per forza entrare? Ok. Vai, entriamo. Meglio non rimanere allo scoperto troppo a lungo. Non c'è tempo, venite con me. Presto, presto. Questo qua è Goomba, non è Bobby. Ok. Posso prendere... Amici visitatori, vi chiediamo umilmente aiuto. Dovete sapere che una banda di lestofanti origami ha preso il controllo di Ninja Land. Già, quei marrani hanno catturato quasi tutti i membri del personale e li hanno imprigionati nel maniero. Sì, una roba mai vista, amico. Siamo venuti qui tutti vestiti in costume per spassarcela e... cioè, ecco. In verità sarebbe un sacrilegio far andare sprecati i nostri predaggi. Sì, caramente pagati. Invochiamo con un'insistenza ausilio da parte vostra. Non ho capito niente. Dei soldati origami qui? Come hanno osato venire a disturbare la quiete di Ninja Land? Ehi Mario, ehi Mario, qual buon vento. Volevano navigare più a valle, ma guarda un po'. Questo nastro blu blocca il passaggio, non posso aggirarlo. No, guarda il nastro giallo, proprio oltre questo passaggio. Non ci resta che occuparci del nastro blu come prima cosa. È deciso, non ci occupiamo del nastro, non possiamo proseguire, il destino ci ha condotti qui.
Mario-san, Bob-san, non induciamo oltre, al maniero. Però ti stai proprio immedesimando in questa atmosfera, eh? Non hai ragione, senza il Ma hai ragione, senza il personale nessuna attrazione del parco può funzionare, quindi non ci sarà modo di divertirsi, e sia al maniero. Va bene, a sto punto direi di proseguire. Comunque, sì, Olive è proprio la persona... Cosa? Una coda di procione? Per prendere colpi di coda di nemici vicini. È la coda di procione di Mario Bros 3. Dicevo, comunque, Olive si prende facilmente dall'atmosfera tipo di ninja, tipo da navigatrice. No, ci sono i tipi timidi, no. Ok, vai, qua c'è qualcuno, lo vedo. Buco. No, 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 via, 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 via. Oh, ma non mi lasciano stare questi, oh. Oh, ma non mi lasciano tregua, non mi lascia tregua questo. Senti, vaffanculo, hai scassato il diamine. Comunque, prima di proseguire, volevo fare un piccolo esperimento. Sì, magari se questi qua non mi inseguissero. No, mi sa che non si può più fare questo esperimento, mi sa. No, mi sa che non si può più fare. Praticamente volevo andare a vedere se quei tubi conducono veramente a Borgo Toad direttamente, dove posso fare spese. Ok, potete non disturbarmi tipo, che ne so, per 5 secondi, un momento. Mi hanno preso alla lettera, via, 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 via. Facciamoli allontanare questa qui. Ok, se sono girati non dovrebbero vedermi in teoria. Ma perché vai di là te? No! Ok. La madonna, che bucone. Gigantesco e imponente. Oh, c'è un catenaccio pure. Perché c'è un catenaccio? Sei tu, Mario. Tempismo, ho appena visto qualcosa che mi ha fatto venire la pelle di cane, cioè Doca. Tizio vestito di verde è entrato nel labirinto dei ninja laggiù. Mi ero molto interessato, ci deve essere qualcosa di baullo là dentro, di bello. Tipo vestito di verde? Ok. Che bucone, mamma mia. Mi servono dei coriandoli a breve. E dai, per un buco microscopico. No. No, mi sa che mi servono aperti questi ombrelli. Tipici cinesi. Cioè, giapponesi, scusate. O cinesi, boh. No, è ninja, non è samurai. Quindi, ok, è cinese o coreana, non lo so. No, è cinese. Perché se fosse giapponese, allora sarebbe samurai, non sarebbe... non sarebbe ninja. Bestia. Che paura, sì. Forse qua in questo bar lo vendono, forse. Non credo, però, ok. Che c'è qui? Biglietto questo? Biglietto valido, prego. Ok. Ma almeno un tesoro me lo potevi dare. Grazie, io intanto ti sto derubando. Non credo ci siano Todd qui dentro, perché sennò... Ah, che bella musichetta. Un Todd. Mi sa che dobbiamo per forza affrontare i tipi timidi. Va bene, vaffancuore. Ah no, posso ucciderli col martello così. Ah, ok, pensavo di doverli per forza affrontare questi. Ok. Cosa sono? Dei cessi? No, sono dimore. Oh, grazie del fungo. Ci sono tanti Todd qui. Là sopra c'è un fiore, però il problema è come si raggiunge. Ok. Qua cosa c'è? Oh, dei tartossi, eccolo l'osso, bene. Sì, vabbè, adesso voi vi aspettate che io abbia qualcosa con cui lanciare. Ma che ne so io adesso cosa volete? Ah, qua c'è una crepa, bene. Qua c'è un Todd. Ma crepa male.
alle spalle proprio. Devo esplorare un po' tutte quante le case perché non so bene cosa aspettarmi. Sto coso si è mosso. Ah, c'è un Todd. Buca. Buca 1. Qua c'è un Todd, si capisce. Wow, è un castello davvero imponente, domina tutto il parco. Quindi i Todd che lavorano qui sono tenuti prigionieri all'interno, giusto? Andiamo. Ok, voi due, salviamo il personale e sistemiamo il nastro. Salviamo il parco e poi ci divertiamo. Yeah! Uffa, non si apre. Poteva anche provare a bussare. Ehi là, c'è nessuno? Scusate se ho picchiato sulla porta. Aprite il portone, per favore. Non credo che quei soldati origami ci lasceranno entrare. Vi lasceranno entrare. Mi sa che non fa per me. Questo portone è troppo massiccio per il mio corpicino di carta. Mario San, ti aggredirebbe di concedermi il tuo aiuto? Apriti! Bel tentativo, vi darei una mano anch'io, ma sapete com'è? Io ho le mani Io le mani non le ho, Guardate, c'è una serratura. Ah, ottimo. Allora dobbiamo solo trovare la chiave, facilissimo. Ma la chiave potrebbe essere nascosta ovunque. Ah, bene, ma non benissimo. Il parco è enorme, forse è meglio se iniziamo a cercare. E non so neanche dove devo andare a cercare. Qua c'è un Todd, l'ho visto. Sì. La chiave, vero? Permettetemi di aiutarvi. Sono se i membri del personale devono chiudere ogni singola attrazione, ovviamente. Stanza del personale, scommetto che lì potreste trovare la chiave. Non perché mi nascondo qui per uscire. Teatro Shogun. Oddio, Shogun. Shogun, sapete che vuol dire? Non so se lo sapete. Oh, finalmente, vai, staccati. Shogun significa, ragazzi, è il comandante del... È il comandante dell'esercito. Non so di preciso di che nazione, però è così. Ok, farfalla Todd, vieni qua. Ciccio. Pensavo che oggi saremmo allenati con le stelline ninja. Invece deve essere il giorno dedicato all'allenamento subacqueo. Ma perché? Non voglio rimanere indietro. Ci deve essere qualcosa che posso usare per respirare sott'acqua. Oh, ma perché mi chiedete tutte cose che non posso. Eh? Ah, gli arti magni. Forse servono a questi per aprire sta cosa. Proviamoli un po'. Cosa? Cosa ho fatto? I'm Todd. Sai dov'è una chiave? Ok. Qua manca un sacco di roba. Il tè con la cannuccia. Ecco, mi sa che quello serve per far respirare il piccolo ninja. No. Va bene, amici miei, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sono un pochino perso perché non ho ben capito cosa devo fare. Poi nel prossimo episodio scopriremo che cosa devo fare. Comunque spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate un like, commenti, iscrivetevi anche alle mie pagine Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi Furabiotti ci rivedremo presto.